Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli, in questo tempo, oggi già siamo nella quarta domenica di Avvento, il Signore ci chiama a entrare in questo misterio dell'incarnazione. Quindi, per celebrare questi misteri, riconosciamo adesso con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Secondo libro di Samuele. Avvenne che quando il re Davide si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più turbato, e gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele, e gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Il Signore ti farà grande, poiché ti farà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Io gli
sarò padre ed egli mi sarà figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Il Signore è fedele per sempre. Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto, la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Il Signore è fedele per sempre. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. Il Signore è fedele per sempre. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Il Signore è fedele per sempre. Dalla lettera di Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le genti, perché obbediscano alla fede. A Dio, che solo è sapiente per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso di Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Carissimi fratelli, veramente questa gioia della terza domenica di Avvento che abbiamo celebrato, nella quale vediamo già il miracolo di Natale, il Verbo che si fa carne, questo è il miracolo di Natale. Oggi siamo ancora più vicini, non solamente in un senso temporale, non solamente perché già manca poco, però per mezzo di queste letture che abbiamo ricevuto, che abbiamo ascoltato, il Verbo vuole farsi carne, il Verbo si fa carne. Cristo, anche Lui, vuole essere una sola cosa con te. Vuole essere una sola carne con te. Lo Spirito di Cristo, come diceva San Paolo, non sono io che vivo, però è Cristo che vive in me. E quindi ci avviciniamo a questo misterio della incarnazione, e questa parola oggi ha il potere veramente di darci gioia, perché questa gioia è una gioia che nessuno potrà toglierci. La gioia è la presenza dello Spirito Santo in me, in te, se vogliamo riceverla. Vediamo quindi che il Signore si avvicina, viene, irrompe, possiamo dire, nella nostra vita come l'angelo, rompe i nostri piani. Questo Avvento vuole scuoterci, perché non viviamo sempre la vita tutta uguale. Nella tua casa, nella chiesa, le decorazioni bellissime sono un segno che una novità grande si sta per verificare, sta per succedere, che una verità grande non rimane una filosofia o una credenza. No, Gesù Cristo è vivo, è reale. Lui viene a salvarti, a salvarmi. Lui viene a salvarci dal peccato. Per questo che Cristo si incarna. E lo vediamo in questo Vangelo bellissimo. La Vergine Maria, sempre immagine della Chiesa, è il luogo dove Cristo si riceve nel battesimo. Tutti noi siamo stati generati nel battesimo, e quindi in questo tempo particolare di grazia, che il cielo si apre, che viene Salvatore, il Signore anche vuole venire nelle nostre vite. E anche noi possiamo dire: però com'è possibile che lo Spirito Santo possa vivere in me? Com'è possibile che io possa veramente dare tutta la mia vita a Dio? Com'è possibile questo miracolo? La Vergine Maria, anche lei, dice: com'è possibile? Non conosco uomo. Noi siamo umani, nel senso che sempre vogliamo fondare le nostre forze, la nostra vita, sulle cose che vediamo, che tocchiamo, sui nostri soldi, sulla nostra salute, ma poi ci diamo conto
che queste sono cose passeggere, che se ne vanno, che durano un tempo, oggi ti va bene, domani ti va male. Il Signore no, il Signore viene, dice: colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato figlio di Dio. E il cristiano in questa vita, anche lui è chiamato a essere santo, anche lui è chiamato a ricevere la natura divina di Dio. Veramente, veramente possiamo gloriarci. Questo è quello che vuole il Signore. Il Signore vuole essere uno solo, una sola cosa con noi. Qual è la nostra gloria? Qual è la tua gloria? La cosa della quale ti vanti oggi? Possiamo solo vantarci con sapienza e intelligenza delle cose che sono eterne, delle cose che non sono futili e passeggere. E questo mistero dell'incarnazione, già prossimo, ci dice che questa è la nostra gloria. Ci dice che Cristo veramente si fa carne, il Verbo si fa carne, si fa uno con noi. Cristo è con nosotros, veramente è un Emanuele, Dio con noi. Per questo oggi nella tua malattia, nella tua sofferenza, nella tua croce, nella tua solitudine, Dio è con te. E non è una cosa per scaldare il cuore, non è una filosofia, è su una realtà spirituale, una presenza vera. E quindi anche noi vediamo che se il Signore viene, irrompe nella nostra vita, non dobbiamo turbarci. Può essere che il Signore irrompe nella tua vita con qualcosa che non era nei tuoi piani, con qualcosa di cui hai paura. Dice: a queste parole la Vergine Maria rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Molte volte anche noi ci domandiamo: ma non capisco il senso della mia vita, perché succede qualsiasi cosa, buona o brutta, le cose che ci scandalizzano, chissà. Comunque il Signore viene oggi per prepararti una casa, per prepararti una casa nel cielo. Dove Lui è, anche noi dobbiamo stare. Vuoi tu stare con il Signore o vuoi tu stare nel mondo? Come vuoi vivere questo Natale? Di una forma pagana o lo vuoi vivere con il Signore? Tu desideri fare la volontà di Dio? Vuoi stare con il Signore? Vuoi vivere una vita santa secondo i suoi precetti e non secondo la tua volontà? E poi Lui ti chiamerà nel suo regno, quando sarà. La cosa che diceva il profeta Nathan, no? Parlava di una casa e il Signore dice sempre: sono stato sotto una tenda. Il Signore sempre, l'Arca dell'Alleanza fu sotto una tenda, passeggera, perché il verdadero luogo dove Dio ci vuole è nel cielo. Io non posso costruire una casa per il Signore, però Lui vuole fare di me la sua casa. Diamo grazie a Dio quindi per questo mistero della incarnazione che si avvicina, cari fratelli, e con gioia prepariamoci a ricevere Cristo in questo tempo difficile, ma ancor più per questo un tempo di grazia. Siamo adesso la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato del seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
e fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo adesso al Signore le nostre preghiere. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, per la Madre Chiesa, per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Nicolas, per tutto il clero, per i religiosi e tutto il popolo di Dio, perché il Signore riempa delle sue grazie e dei suoi doni tutti noi e perché il popolo di Dio possa ricevere i frutti della redenzione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, che tu possa illuminare e guidare, secondo la tua volontà, i nostri governanti nella promozione del bene comune. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, perché tu possa proteggere e aiutare tutti quelli che sono malati, perché allontani le epidemie, perché si possa vincere la miseria, la fame. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, anche per tutti i nostri fedeli difunti, le nostre persone care, che si sono addormentate nel Signore, perché possano entrare nel cielo e tu possa riceverle. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente ed eterno, che offri la salvezza a tutti gli uomini e non vuoi che alcuno perisca, esaudisci le nostre preghiere per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire sacrificio gradito a Dio onnipotente. Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare
e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo il nostro Signore. Nel misterio adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Nicolas e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Potete andare in pace.